Gianni Colacione per Liberi.tv, 23 gennaio davanti alla sede del DAP a Roma, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, c'è un sit-in organizzato dal SAP e siamo in compagnia di Russo Attilio. Ecco, i motivi di questa protesta. Ma in verità i motivi sono tanti, noi non ne possiamo più di vivere nell'illegalità quotidiana delle carceri italiane. Noi poliziotti penitenziari siamo sempre più soli all'interno degli istituti penitenziari, che gli organici del corpo si stanno sempre più assottigliando. C'è stata una manovra che ha previsto il mancato arruolamento dei turnover, cioè quindi del personale che va in pensione, e quindi le percentuali sono rimaste ancora basse. Negli istituti penitenziari siamo sempre di meno e la popolazione detenuta ormai alle soglie dei 75.000 continua ad aumentare, quindi noi chiediamo più arruolamenti all'amministrazione penitenziaria. Ma secondo lei, stante così la situazione, per quanto riguarda la popolazione carceraria dei detenuti, i livelli minimi, diciamo, di accettabilità rispetto anche ai diritti umani e così via riescono a essere garantiti? Ma guardi, non voglio entrare nel merito, è certo che noi siamo i primi testimoni di questa illegalità, ovvero della sempre più numerosa popolazione detenuta che continua ad aumentare. Voglio dire, noi testimoni di questa illegalità perché siamo le prime persone che siamo al contatto col detenuto e quindi viviamo anche noi questo disagio. Noi crediamo che meglio sta il detenuto a questo punto, meglio abbiamo anche noi le nostre condizioni lavorative. Quindi più arruolamenti e meno detenuti nelle carceri. Grazie, ricordiamo, lei è il segretario provinciale di Avellino del SAP, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria. Grazie ancora. Donato Capece, segretario del SAP. Sì, sono qui insieme ai colleghi che molto gentilmente partecipano alla nostra manifestazione di protesta contro i vertici dell'amministrazione penitenziaria nella persona del capo dipartimento, dottor Tamburino, e del suo vice capo dipartimento, dottor Pagano, contro questa rivoluzione che hanno voluto tentare per abbattere la sicurezza e inserire la cosiddetta vigilanza dinamica. Noi diciamo siamo assolutamente contrari a questo esperimento, perché sappiamo che questa sperimentazione comunque porta a seri rischi, mette in discussione la sicurezza, ma fa correre grossi rischi alla polizia penitenziaria. Si potrebbe parlare di circuiti differenziati e di una sicurezza attenuata qualora il legislatore modifichi l'articolo 387 del codice di procedura penale, che prevede la colpa del custode, comunque dell'agente di servizio, nelle sezioni detentive. Noi siamo in disaccordo con questa amministrazione che vuole sperimentare, in pratica vuole abdicare attraverso un patto di responsabilità, parole dette dal capo dipartimento, vuole dare in mano ai detenuti questa responsabilità gestionale delle sezioni detentive. Sappiamo bene qual è il rischio che si corre, sappiamo bene qual è il rischio che corre la polizia penitenziaria. Il carcere oggi è diventato invivibile, purtroppo devo dire che nel carcere oggi di carcere si muore, muoiono tutti i giorni detenuti proprio per la questione sovraffollamento, per la questione emergenza penitenziaria, ma soprattutto è che spesso e volentieri perdiamo anche qualche collega che non regge il forte stress lavorativo, e qui devo aprire una parentesi: la polizia penitenziaria oggi deve mantenere la sicurezza negli istituti dove sono ristretti circa 66.000 detenuti, stipati ogni inverosimile nelle celle dove sotto i tre metri quadrati di spazio detentivo, e con un sottorganico di 7.000 uomini, e con l'ultimo provvedimento legislativo della spending review rischiamo in 3 anni
di dover perdere ancora 4.000 uomini, andremo a meno 11.000 uomini, mentre il trend di crescita dei detenuti è sempre maggiore. Che cosa invochiamo? Noi chiediamo alla politica, chiediamo al nuovo governo provvedimenti che rispondano all'emergenza, ma non provvedimenti tampone momentanei. Chiediamo delle riforme strutturali del mondo del carcere, chiediamo più misure alternative alla detenzione, chiediamo di rivedere il sistema sanzionatorio di questo Paese. Non è possibile che tutto venga in carcere. Il carcere che oggi è considerato politicamente una discarica sociale, dove si mette in carcere tutto quello che la società, per un motivo o per un altro, non vuol vedere. Malati di mente, poveri cristi, tutti finiscono in carcere. Questo non può più essere. Il carcere deve essere rivisto attraverso delle riforme serie e, come negli altri paesi europei, deve essere il coloro che commettono reati lievi, a cui condanna non superi 3 anni, devono rimanere sul territorio, a quelli che sono le misure alternative alla detenzione, sotto il controllo delle forze di polizia, quindi della polizia penitenziaria, creare un carcere duro per i criminali, per coloro che sono recidivi, per coloro che non danno mai segno di ravvedimento e di risocializzazione. E che questo è l'invito che rivolgiamo a questo governo, qualsiasi colore esso sia, un segnale di coraggio, mettere in mano delle riforme strutturali del carcere e far sì che la polizia penitenziaria diventi vivibile, il carcere diventi vivibile, la polizia penitenziaria sia più serena e possa adempiere perfettamente a quella che è proprio compito istituzionale. Basta 9 ore, 10 ore di servizio a giorno, non ce la facciamo più, e spesso e volentieri è un motivo per cui stiamo manifestando. L'amministrazione ci risponde che non ha i soldi per pagare gli straordinari. Noi, fino a quando, nonostante la nostra abbrigazione, i nostri sacrifici, siamo convinti e certi che stiamo svolgendo una mission per il Paese, però il nostro personale ha bisogno anche di segnali tangibili, ha bisogno anche di attenzione da parte della politica, ha bisogno anche di una retribuzione adeguata. Non si può assumere agenti e fargli svolgere 8-9 ore di servizio pagandoli con 1.300 euro al mese di stipendi da fame. Segretario, oltre a una legislazione che probabilmente, anzi sicuramente, è troppo punitiva e prevede il carcere come ultima, unica soluzione per la violazione della legge penale, il carcere, diciamo, queste situazioni sono anche frutto di un arretrato processuale che è veramente esorbitante per la magistratura. Ecco, relativamente ai referenti politici, Marco Pannella propone l'amnistia, parlando appunto non più di pena di morte ma di morte per pena, che potrebbe essere appunto l'amnistia una soluzione per risolvere questo arretrato processuale, calcolando che nel carcere ci sono almeno il 40% di persone in attesa di giudizio e di questi la metà verranno riconosciuti innocenti. Lei che ne pensa? Ma io ritengo che per deflazionare il sistema, il carcere, non abbiamo bisogno di amnistia, abbiamo bisogno di misure alternative alla detenzione e comunque delle riforme strutturali, delle riforme radicali. Il carcere va rivisto, questo carcere è un'istituzione superata dal tempo. Una riforma del sistema sanzionatorio, avere più coraggio, sanzionare alcuni reati che quindi andrebbero depenalizzati, più con le sanzioni amministrative, meno carcere. Se si entra in quest'ottica, possiamo creare un carcere più vivibile e più umano. Questo è un carcere da terzo mondo, è un carcere che è diventato un lager, perché quando noi in 12 metri quadrati ci stipiamo dei 12, 13, 15 detenuti, ditemi qual è lo spazio detentivo, qual è lo spazio di vivibilità. Non per questo la Corte di Giustizia Europea ha condannato il nostro Paese a risarcimento danni a 6 detenuti recentemente per pari a 66.000 euro, proprio per la mancanza di spazi detentivi. Qui stipiamo questi detenuti in spazi che sono al di sotto dei 3 metri, parliamo di 2 metri quadrati, parliamo di celle dove devono fare a turno per stare in piedi, e in questo carcere, per dirla tutta, sappiamo bene, i colleghi nostri lo sanno bene, abbiamo in pratica su 24 ore, 20 ore i detenuti sono chiusi in cella. Ditemi se questo può essere risocializzazione. Cioè, a noi arrivano coloro che commettono il reato e che restituiamo, quando finiscono la pena, li restituiamo ancora più incazzati di quando sono arrivati.
questa non è risocializzazione, non è rieducazione. Questa, a mio avviso, significa solo incentivare, incattivire il cittadino arrestato che torna sul territorio senza nessunissima possibilità di reinserimento a ricommettere il reato e ritornare in carcere. Parliamo di una parte della comunità penitenziaria che sono gli agenti di polizia penitenziaria. Ci sono stati molti suicidi in questi ultimi anni, che si tratta di persone che lavorano e che quindi probabilmente vivono una situazione di stress. Lei pensa appunto che queste condizioni di lavoro possano essere messe in relazione a queste scelte drammatiche? Ma sicuramente il sovraffollamento penitenziario, le tensioni che in carcere tutti i momenti, tutti i giorni crescono enormemente, si scaricano sull'agente di polizia penitenziaria che è solo in sezione per controllare all'incirca dagli 80 ai 100 detenuti. È chiaro che tutto questo ricade sulla psiche, sulla personalità dell'agente che è in sezione, che è sobbissato da parte dei detenuti che spesso e volentieri provocano, addirittura molte volte aggrediscono i nostri agenti. E tutti i giorni H24 questi colleghi sono in sezione, lasciatemi, pensate voi tranquillamente, lascio a voi definire uno che è sottoposto a queste continue scariche di tensione quando può resistere. Ecco perché diciamo questo carcere va rivisto, va eliminato il sovraffollamento, va reso un carcere più umano, un carcere dove il poliziotto possa fare appieno il suo dovere. Qui nel nostro carcere, oltre a mancare la sicurezza, noi lavoriamo molte volte al di sotto dei livelli minimi di sicurezza, abbiamo anche personale molte volte demotivato perché ci sentiamo abbandonati a noi stessi, e questi vertici dell'amministrazione, il dottor Tamburino e il dottor Pagano, a mio avviso non sono adatti a poter gestire, a poter controllare la sicurezza degli istituti. La loro rivoluzione la facessero, sperimentassero sulle loro spalle, non sulle spalle dei poliziotti penitenziari. Gli diciamo tranquillamente al magistrato Tamburino di poter andare a fare tranquillamente il presidente del Tribunale di Sorveglianza, e a dottor Pagano di andare a fare esperimenti in altri settori, non certo nella polizia penitenziaria, non certo in carcere. Dimostra completamente la sua poca conoscenza del carcere, perché scaricare sulle spalle dei poliziotti tutti i problemi che ci sono nel carcere e voler sperimentare senza modificare la norma, noi rimettiamo al mittente questa sperimentazione, la facesse lui magari in un carcere inventato da lui. Non è certo quello che la società ci chiede, non è certo quello che vogliono i poliziotti penitenziari, che la Costituzione prevede un carcere più vivibile, prevede in articolo 27 che coloro che commettono un reato grave devono rimanere in carcere attraverso un percorso, essere rieducati e reinseriti sul territorio. Grazie Donato Capice, segretario del SAP. Siamo in compagnia di Emilio Fattorello, segretario nazionale del SAP, responsabile della regione Campania. Com'è la Campania rispetto a questo problema? La Campania è una delle regioni simbolo per il disagio, per le difficoltà lavorative che gli uomini e le donne della polizia penitenziaria incontrano tutti i giorni. Noi dobbiamo fare i conti con una popolazione di detenuti di circa 8.000 unità. Dagli nostri organici mancano centinaia e centinaia di uomini. La realtà carceraria oggi italiana è da dire quasi da terzo mondo. È inutile che si fanno tante belle leggi che sono poi restano inapplicate, tante belle parole dei politici che sono rimaste solo parole. Ci auguriamo, la speranza, ma ormai siamo quasi disperati di non ottenere quasi nulla con la nuova gestione politica del paese, il nostro problema venga messo come priorità assoluta. La nostra emergenza è quotidiana, i detenuti sono ristretti in pochissimo spazio, sono abbandonati all'ozio, non lavorano, il nostro personale continuamente deve fronteggiare momenti di tensione, sventare atti di autolesionismo, sventare suicidi degli stessi detenuti. Noi purtroppo poi quando scappa il suicidio, quando scappa il detenuto, passiamo alla cronaca della ribalta in negativo, ma invece la nostra azione quotidiana è fatta di veramente atti eroici, e siamo stati abbandonati da tutti là, dietro quelle mura. Intravedete qualche referente politico?
Diciamo la verità che noi questi problemi li abbiamo avuti con i governi di vario colore. Tutti si interessano a noi, soprattutto i politici, o quando diventano ospiti nostri, che si avvicinano al mondo penitenziario, al mondo del detenuto, tralasciando sempre anche il mondo del corpo della polizia penitenziaria, quindi purtroppo per loro disavventure hanno a che fare con il carcere. Oppure in campagna elettorale qualche politico gli viene in mente di fare qualche giro, forse alla ricerca di qualche voto, ma non più di tanto. Come tecnico, che ne pensa dell'amnistia? L'amnistia è, come al solito, potrebbe essere un provvedimento emergenziale, ma tutto là. Bisogna mettere mano al sistema penitenziario e all'esecuzione penale. Bisogna creare misure alternative. I detenuti tossici cosa fanno in carcere? Gli extracomunitari cosa fanno in carcere? I detenuti in attesa di giudizio cosa fanno in carcere? L'estrema ratio dovrebbe essere il carcere per le pene più gravi. Tutti i sistemi penitenziari dell'Europa ci insegnano questo. Grazie. That's all.